Fernanda con un nuovo video haul. Finalmente è arrivato l'ordine di Bycoins. Perché dico finalmente? Perché è praticamente un ordine che aspettavo da ottobre. Sì, da ottobre. Per chi mi segue da un po', magari si ricorda che ho fatto un video dove appunto parlavo di quest'ordine mai arrivato. Ve lo lascio qui, così magari chi mi segue da meno è un attimino più curioso lo può andare a vedere. E appunto, in poche parole, avevo fatto questo ordine ad ottobre e non mi era mai arrivato. Alla fine, dopo mille email, ho ottenuto il rimborso e ho fatto un nuovo ordine. Adesso, dopo circa un mesetto, forse un mesetto scarso, forse, e mi è arrivato finalmente il nuovo ordine con tante tante cosine. Tra l'altro, cose che non avevo nemmeno ordinato nell'ordine precedente, perché non so se magari non c'erano, me le ero proprio perse io. Quindi, da una parte, diciamo, è nella sfortuna e avendo avuto anche più tempo e quindi più calma, ho trovato anche cosine molto molto carine. Prima di iniziare, visto che nel video dove vi ho mostrato le cose comprate con i saldi Essence, mi avete chiesto di farvi sapere mano a mano come mi trovavo con i prodotti, e allora volevo farvi vedere al volissimissimo, se mi mette a fuoco, questo trucco qui è fatto praticamente interamente con l'ombretto Effect che vi ho fatto vedere che l'ho acquistato. A me piace da impazzire, specialmente sugli occhi chiari fa un bellissimo contrasto, quindi è super luminoso. Per creare un po' di contrasto nella piega dell'occhio ho applicato Smoking, che è completamente opaco, di Neve Cosmetics, e ho fatto la riga di eyeliner con la Master Drama di Maybelline. E anche nella rima interna c'è la Master Drama di Maybelline e come mascara il Pupa Vamp, e mi piace davvero tantissimo. Quindi vi dico che questo ombretto, secondo me, è assolutamente già promosso dalla prima applicazione, anche perché, pur essendo molto brillantinato, come vedete, non ha lasciato brillantini in giro per tutto quanto il viso, e quindi secondo me questa è una gran cosa. Detto ciò, passiamo appunto all'ordine Bycoins. Inizierei dagli accessori per lasciarvi per ultimi le cose di make up, che secondo me sono il top. Anche queste cose di accessori mi piacciono tantissimo. Allora, ho qui anche tutti quanti i prezzi. Questa collana è fatta, diciamo, in colore argento, con questa catenina molto molto fina, come vedete, e ha qui questa foglia con un'altra foglia sotto, diciamo, che si regola, vedete? Rimane molto molto carina ed elegante, secondo me. E poi anche proprio perché ha la catenina così fina, è davvero carinissima. E questa qui viene 86 centesimi, quindi cioè nulla praticamente. E secondo me è davvero molto molto carina. Poi un'altra collana, sapete che in questo periodo mi stanno piacendo le collane, quelle un po' grandi che vanno. Questa onestamente dal sito sembrava più piccolina, in realtà è veramente grande, ma troverò il modo assolutamente di metterla, se riesco a metterla dritta, ok. Ed è questa collana qui, cioè fantastica. Io l'ho presa soprattutto per i fiori color Tiffany, perché volevo da tanto una collana di questo colore, che magari riuscirò a sfruttare sicuramente di più in primavera e estate, ma secondo me anche adesso con un maglione anche blu, vedete, fa un bel contrasto, o nero che proprio risalta, secondo me è molto bella. Diciamo che è un po' pesantina, Ogni fiore al centro ha anche un brillantino. Ed è molto molto carina, però come vedete non è proprio fra le collane più sobrie, però è davvero molto bella. E questa qui viene 3,13 euro. Poi, sempre dal punto di vista accessori, ho preso un paio di orecchini, anche questi dal sito. Sembravano un rosa molto più chiaro, un rosa pallido, diciamo un rosa cipria, ecco. Invece, ora ve li faccio vedere un attimo, io apro la bustina. Non ho ancora utilizzato nulla perché volevo farvi prima il video. E sono questi qui doppi. Però come vedete è un bel rosa Barbie. Invece appunto deve essere un rosa cipria. Ha la pallina più grande e la pallina più piccolina dietro, sono semplicissimi così, insomma. E questi qui vengono
86 centesimi, quindi assolutamente pochissimo, quindi anche se il colore non è proprio quello che desideravo, ma comunque anche il rosa così sicuramente primavera e estate li utilizzerò tantissimo. Poi ho un prezzo scritto, comunque ve lo lascio anche mentre parlo i prezzi, però se non sbaglio è intorno ai 3-4 euro ed è questo orologio qui della Geneva, che è una marca insomma che si sente spesso in questi shop. Sicuramente sarà un'imitazione, questo non lo metto in dubbio, però c'è scritto anche dietro Geneva. Comunque, a parte questa cosa, è un orologio carinissimo. Ha questo cinturino rosa pastello in non è nemmeno similpelle, è più plasticoso che similpelle, diciamo. E ha questo quadrante, cioè fantastico. Io non so se si arrende, ma è bellissimo. All'interno ha tutti i fiori e ha quattro brillantini all'interno. È bellissimo. Anche questo dalla foto sembrava molto più piccolino il quadrante. Però, cioè, non è male, eh. Lo faccio vedere al volo e indossato. Però è davvero molto carino, soprattutto per quanto l'ho pagato. Anche se avrei preferito, ora vi faccio vedere perché. Se riesco a metterlo. Ho dei seri problemi. Ok, questo è come rimane. E come vedete è davvero molto molto carino. Avrei preferito che però fosse rifinito qua intorno in colore argento e non oro, perché mi urta un po' quando appunto io questi bracciali li tengo fissi, che sono questo qui che è il tennis e questo qui che è Pandora. E mi urta quando metto qualcosa del genere il contrasto all'argento, è una cosa che non mi piace. Poi, passando al make-up, ho davvero un sacco di cosine. Inizio da quella un po' più bruttina, inizio da quella un po' più bruttina secondo me. Ho preso questo pennello qui a ventaglio per l'illuminante, è arrivato in questa pochettina in plastica. E vi ho detto, ancora non ho utilizzato nulla perché ci tenevo a farveli vedere. E non mi sembra dei migliori pennelli perché, come vedete, si staccano le setole. E oltretutto puzza, puzza di plastica. Quindi questo assolutamente, cioè io li lavo tutti quando mi arrivano, però questo lo devo lavare e lasciare anche un po' di più fuori perché appunto puzzacchia. Perde in continuazione setole, cioè. E questa cosa non mi piace per niente, ho l'idea che questo avrà una vita molto breve, peccato perché oltretutto era anche molto morbido, poi lo volevo da tanto questo pennello fatto a ventaglio bello E ampio. Questo qui viene 2,19 euro, tra l'altro se non ricordo male è anche uno di quelli che ho pagato di più. E quindi a volte questo fa proprio capire che il prezzo non dà la qualità assolutamente del prodotto, perché secondo me questo è un po' un flop. Poi vi lascio i pezzi forti alla fine. Ho preso questo pennello qui, tutti quanti arrivano così comunque imbustati, ed è questo pennello che ha le setole molto molto corte, come vedete, e fitte, e l'ho preso per sfumare bene gli ombretti qua sotto. Mi piace molto, e tra l'altro non avevo un pennello di questo genere, non so se già l'avete visto, forse lo vedrete dopo, ho fatto la seconda parte del video dei pennelli dedicato appunto ai pennelli occhi, vedrete appunto che non ho un pennello fatto proprio così e lo trovo molto molto carino, e queste le setole sono davvero morbidissime, se faccio così non si staccano, quindi questo sono super curiosa di provarlo e viene 0,96 centesimi, quindi pochissimo. Poi ho preso due pennelli uguali. Come vi dico anche sempre in quel video, insomma, che non mi ci trovo, che ve l'avevo già detto anche in un altro, non mi ci trovo molto a stendere le lamere in gel col pennellino angolato e sto usando quello piccolo piccolo da precisione di Catrice. Volevo averne altri di questo genere, quindi ho preso questo e è arrivato in questa custodia. Sfido chiunque Ed è questo pennello qui. Come vedete anche questa è una puntina proprio microscopica, è davvero piccolissima. E secondo me questo per le lane, per le impedite come me, quindi che serve un po' più di precisione, è davvero perfetto. Ha il manico in bambù che mi ricorda tanto,
quindi apposta della linea Bamboo di Elf. E comunque anche questa risiedola è molto morbida, ma allo stesso tempo compatte e non vedo assolutamente l'ora di provarlo. E questi qua, due, vengono un euro 07, perché tra l'altro se ne prendevi uno era un prezzo, se ne prendevi due c'avevi uno sconto, quindi per questo ne ho presi due, tanto alla fine i pennelli per Elania non sono mai troppi. Oh, e ora qui arriviamo al dupe. Ho preso questo pennello qui completamente nero con... Ah no, c'è una scritta, non l'ho manco vista, figuratevi. C'è scritto 222. Eccolo. Ed è praticamente il dupe di quello di MAC. Ora non mi sfugge il numero, ma è veramente molto molto simile. È un pennello da sfumatura ampio. Ha le setole davvero molto molto morbide. Anche questa, almeno così al tatto, non sembra perderle. E sono super curiosa anche perché i pennelli da sfumatura io li adoro e quindi avete visto ne ho comprato anche un altro da Essence ora che erano in sconto, secondo me non sono mai troppi e questo qui viene 0,87 centesimi, quindi sono super curiosa perché se vedo che mi ci trovo bene probabilmente un altro ordine con i pennelli ci scappa e poi proprio i due top. Ho preso dei Simil Real Technique, ma vi giuro ci assomigliano tantissimo e sono questi qui. Li ho presi ovviamente fucsia, cioè sono bellissimi. Li ho confrontati anche proprio con quelli del sito e sono davvero identici, solo che manca ovviamente la scritta. Ho preso questo qui, che dal sito sinceramente sembrava molto più ampio, io non so se voi ne riuscite a capire la grandezza, e lo pensavo da cipria. Invece devo dire... Questi ad esempio non puzzano nemmeno di plastica, però io ovviamente penso di lavarli comunque prima. E sembrava più da cipria, quindi più grande, invece è molto molto fitto come vedete. Morbidissimo, voi non avete idea di quanto sia morbido questo pennello. Ed è piccolino, quindi io penso questo di utilizzarlo per la stesura del fondo, perché secondo me il risultato viene buono. Comunque lo proverò, vi farò sapere. E poi ho preso quest'altro. Che è questo con questa punta, diciamo, a petalo, morbidissima, anche questa abbastanza fitta, come vedete, e piuttosto grande. Questo in realtà, ho visto sul sito, viene chiamato blush, quindi sarebbe per il blush. Ma io sinceramente anche per il contouring non lo sottovaluterei, certo non è proprio da contouring, ma è per un contouring veloce e leggero. Ed è davvero morbidissimo, cioè vi giuro è fantastico. Belli, belli, belli. Non vedo l'ora di cominciare ad usarli. Infatti... Però devo fare un video perché li devo utilizzare. E ultimo acquisto è una borsa. Non c'è nient'altro dentro, no. Ed è questa borsa color panna, color crema, anzi. Sì, color crema. E con i manici marroncini. Qui in teoria... Vediamo se riesco a farvi vedere. Qui in teoria dovrebbe chiudersi infilandosi questo dentro... al buchetto, ma è talmente piccolo che non c'entra nemmeno la fibbietta, ma diciamo proprio mi interessa perché la cosa più importante è che dentro comunque ha la cerniera, quindi qua se non si chiude fuori amen. Dentro ha anche una pochettina e dentro è una classica borsa semplicissima con le taschine qui e l'altra tasca con la cerniera qui. Molto, sembra piccolina a vederla così, ma in realtà è davvero molto capiente e si abbina perfettamente con un paio di stivaletti estivi che ho, quindi perfetta. E questa qui viene 6,95 euro. Ultimissimo acquisto è una sveglia che abbiamo scelto insieme io e il mio ragazzo, è questa sveglia qui, dove come vedete c'è l'ora qui. E in pratica vedete sopra tutte stelline e le stelline, sì, è la luna. E se faccio on da sotto, proietta sul muro tutte quante le stelline cambiando colore e anche l'ora. Però la pecca è che l'ora va via dopo tipo 30 secondi nemmeno. Però rimane così tutte quante le stelline. So, sembra molto da bimba questa cosa, ma io le adoro. Ed è carinissima. Questa qui viene 3,88 euro. Quindi ci siamo levati questo sfizio appunto per 3,88 euro.
Niente ragazzi, queste erano tutte quante le cose appunto che ho preso. Fatemi sapere quali sono le cose che vi sono piaciute di più e io non vedo l'ora di farvi sapere come mi trovo con i pennelli, tanto sicuramente li vedrete anche all'azione nei vari tutorial che farò e magari vi dirò anche come mi ci sto trovando. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che non sia venuto troppo lungo e vi mando un bacione. Ciao!